Care amiche e cari amici, vi ringrazio enormemente per avermi aiutato a raggiungere la monetizzazione del canale Santen Chan. I am very happy because YouTube has monetized my channel. E quindi, come dire, abbiamo superato le 4.000 ore. Ce ne ho 4.050, anche se è sempre una situazione precaria quanto la filmazione che sto facendo io adesso, perché non so come vendrà. Questo video l'avrei voluto caricare, anzi fare e caricare questa settimana. Adesso mi sto filmando che è mercoledì 31 marzo 2021 e avrei voluto già questa mattina o ieri o l'altro ieri fare questo video, ma il fatto che proprio martedì 30 ho caricato un video che ho fatto la settimana anteriore e quindi io ho imparato che se carico un video la settimana gli do tempo di crescere, magari arriva alle 200 visualizzazioni, magari arriva alle 300 visualizzazioni, magari arriva alle 400 o 800, alcune volte arriva alle 2000. Grazie a tutte e tutti voi. Però ho notato che solo il 10% dei miei iscritti mi segue come massimo. Allora faccio questo video semplicemente per ringraziare a tutte e tutti voi di avermi fatto raggiungere le visualizzazioni. Poi farò il sottotitolato in automatico con YouTube. Please see this video with subtitles. Lo avrei dovuto dire prima. E poi nel prossimo video forse vi parlerò del perché il Partito Comunista Cinese ha paura di questo libro, di questo Zhuang Falung e di questo Falun Gong. Come mai questi due libricini? Beh, il primo è molto piccolo, il secondo è il doppio quasi o il triplo. Come mai questi libricini fanno paura al Partito Comunista Cinese e al governo cinese? Adesso vediamo di Falun Gong, che l'autore è Li Hongzhi. Io di solito i libri non li apro proprio poco perché ho paura di rovinargli il dorso. E questo è il simbolo di Falun Dafa o Falun Gong. Simboli taoisti e buddisti della legge taoista e la legge buddista. Il diagramma di Falun Gong. Zhuang Falun verrebbe a essere il libro della dottrina del movimento, sempre con l'autore e il simbolo di Falun Dafa o Falun Gong. Sarebbe il Falun, ritrarrebbe la svastica nel centro e quelle ai quattro punti cardinali sono dorate su uno sfondo giallo. Non so se si vede. E in questo libro, questo è il libro degli esercizi, dei movimenti. Ci sono cinque serie. Ma voi potrete trovare più indicazioni circa Falun Gong, Falun Dafa e Zhuang Falun in internet. Basta cercare. Comunque io metterò dei link nella descrizione del video se vi può interessare. Grazie tante di avermi fatto raggiungere la monetizzazione. Questo video lo praticherò. Io non faccio dettagli perché è così. Questo video
non faccio pratica. Questo video lo caricherò. Allora, adesso stiamo a mercoledì 31, martedì 6 aprile. Tenetevelo a mente, martedì 6 aprile esce questo video. Quindi io che ve lo dico a fare nel video che questo video esce martedì 6 aprile. Se poi voi lo saprete quando il video esce, perché non ve lo dico in nessun altro luogo, sarà una sorpresa. E allora evidentemente avrete già visto tutto il video. Arrivati a questo punto saprete che il video esce il martedì 6 aprile. Come dire, sono le cose che io non l'ho detto nell'altro video che avrei fatto un video martedì 6 aprile. Di solito ne faccio una settimana, ma vedete, no, come sono genio. Arrivato alla fine del video vi dico: questo video uscirà martedì 6 aprile. E che succede intanto? Che per una settimana non esce nulla di mio, quindi non saprete nulla di me. E poi quando avrete finito di guardare questo video vi renderete conto che vi troverete nel martedì 6 aprile, in data martedì 6 aprile. È come dire, geniale, no? Geniale. Vabbè, comunque, riepilogando, tutte le dittature hanno paura dei libri, le bruciano, come ha fatto l'imperatore, il primo imperatore cinese, l'imperatore giallo, ha bruciato i libri che erano stati scritti prima del suo regno, soprattutto di confucianismo, e poi anche Hitler. Quindi attesorate i libri, gente, attesorate e leggeteli, e soprattutto grazie per avermi fatto arrivare alla monetizzazione. Cercherò di fare del mio meglio per intrattenervi. Arrivederci. Ciao. Caggia fa pa campa. Caggia fa pa rating. Caggia fa. Forse questo video sarà catalogato come un video infantile, speriamo di no. Ciao! Per l'alto contenuto infantile del video mi riferisco. Ciao, ciao! Ciao, ciao da me e dal Girafino. Se volete nei commenti, sta cadendo tutto, voglio gli occhiali. Se volete nei commenti dategli un nome al Girafino, come volete che si chiami, e poi condividete questo video affinché anche altri possano dare un nome al Girafino. E mi raccomando, questo video lo vedranno in molti. Se voi lasciate qua sotto un commento, forse si uniranno al vostro canale. Ciao ciao.